Il primo cittadino Luigi Albore Mascia per questa bipersonale di Giuliano Cotellessa e Leonardo Santoli. Allora, Sindaco, l'Aurum si ripropone come un polo d'eccellenza, tantissimi giovani, tantissime persone per gli eventi di questo sabato. Era quello che sognavo, cioè sperare che un giorno l'Aurum potesse diventare una sorta di luogo caleidoscopico e baricentrico rispetto alle tante proposte culturali che provengono da questa straordinaria città che è Pescara, ma direi anche dall'Abruzzo intero. Questo sogno si è realizzato grazie all'impegno di chi lavora all'Aurum, di chi lo dirige e grazie naturalmente ad artisti come Santoli, come Cotellessa e come tanti altri che hanno voglia di esprimersi, hanno voglia di mostrarsi alla città, e proprio questa mostra, questo evento, questa bipersonale nella dimostrazione più evidente. Leonardo Santoli, che è venuto qua a Pescara, l'amicizia con Cotellessa, ma parliamo un po' delle tue opere che sono straordinarie. Ti ringrazio. Queste opere nascono in onore, in favore dei donatori d'organi, dell'Associazione per i Donatori d'Organi, e per illustrare un audiolibro che si intitola Tutta colpa dell'amore, curata dal cantautore Roberto Ferri e Marinella Ferri. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali, quando corre nuvolare mette paura perché il motore feroce mentre taglia ruggendo la natura. La gente aspetta il suo arrivo per ore, finalmente quando sente il rumore salta in piedi e saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Santoli è un grosso personaggio dell'arte nazionale e internazionale, con mostre in tutta Italia, in tutta Europa, nelle migliori gallerie italiane. E io mi do da fare lo stesso. Ho allestito 32 personali e 300 mostre collettive. Si sono occupati di me alcuni dei più importanti critici italiani. Ricordo il premio Oscar Ennio Morricone, Edoardo Di Mauro, Carlo Fabrizio Carli, Leo Strozzieri, Bruno Bandini e tanti altri. Sono molto contento di questa serata che ha visto un pubblico numeroso alla presenza delle maggiori autorità cittadine e regionali. Sono molto grato a Erminia Turilli, organizzatrice della mostra, e a Dante Quaglietta. In ambedue è fervente un linguaggio strutturale, un linguaggio di segni, la stessa energia che appare nei testi, nelle canzoni e nelle musiche di Lucio Dalla, noi le ritroviamo sui quadri di ambedue in forme diverse. Sono sempre dei segnali di un linguaggio nuovo, che poi in fondo è il linguaggio dell'anima, un linguaggio colorato, vivo, vibrante. E in questi tempi difficili non c'è niente di meglio che visitare una mostra del genere per recuperare la voglia e l'entusiasmo di rimettersi in gioco, per poi evolvere dentro di sé una sorta di linguaggio, di discorso autoesaltante, per superare la stagnazione di un quotidiano che ci appare senza speranza. Entrare in una mostra e osservare i quadri di Cotellessa rimette in moto il gioco interiore del linguaggio con se stessi.
È stata l'inaugurazione davvero più originale alla quale ho avuto l'onore di partecipare. Musica, poesia, arte, pittura, colori, emozioni. È bellissimo quando è così. Pescara è una città pronta ad accogliere questi esperimenti e sono esperimenti che poi mi auguro possano dare veramente grandi frutti anche per il futuro. All'Aurum a Pescara abbiamo la possibilità veramente di proporre a una città esigente, viva e vivace, delle cose di alto livello, degli eventi particolarmente belli. La città risponde, naturalmente noi come amministratori non possiamo che esserne felici perché vediamo ripagati anche i nostri lavori e i nostri sforzi. Complimenti agli organizzatori. Vorrei essere il vestito che porterai, il corsetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te non puoi. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola a tappeto quando dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, di colpo di genere. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Certamente è stato un tuffo nel tempo, un tuffo nel passato, ma un passato quanto mai attuale, perché le canzoni e i testi di Dalla sono stati scritti quasi come se fossero stati una premonizione per darci conforto oggi, una grande emozione. Il testo più bello, certamente, Nuvolari. L'idea è nata così, io conoscevo Giuliano Cotellessa perché ho curato qui all'Aurum una mostra nel 2010 che si intitolava Impact Form, la generazione del segno. Cotellessa mi ha messo in contatto con Santoli per una mostra che loro hanno fatto a Campobasso, poi a Bologna, a Roma, che era Double Face. E ho scritto un testo per Santoli. Mi sono un po' innamorata delle opere di Santoli, ho scoperto che lui era un amico di Lucio Dalla, Lucio Dalla collezionava le sue opere e con la morte di Lucio Dalla e il dispiacere forse anche di questa scomparsa, ho messo insieme un po' tutte le cose e ho deciso di fare questo evento, Tu arte non mi basti mai. Il titolo viene da quella stupenda canzone di Lucio Dalla e poi ho pensato appunto di organizzare alla fine della mostra, delle due mostre, della bipersonale, perché c'è Visual Box di Giuliano Cotellessa, che è questa alla nostra sinistra, e poi c'è la musica del ragno, perché Dalla amava farsi chiamare il ragno, che è quella di fronte. E sono 12 opere di Giuliano Cotellessa e 10 meravigliose opere suggestive di Leonardo Santoli. A questa abbiamo abbinato un concerto con un recitativo sulle parole delle canzoni di Dalla e la musica di Dalla arrangiata dal maestro Claudio Liberati. Recitava Dante Guaglietta, è stata una serata
veramente stupenda, singolare, originale come tutti l'hanno considerata, e soprattutto il ricordo di un meraviglioso e straordinario cantautore e artista italiano. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno ci sarà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. E ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, e mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno puoi passarsi in un istante, vedi amico mio come diventa importante, importante che in questo istante ci sia anch'io. Queste opere sono state esposte, oltre che per i donatori di organi, in onore di Lucio Dalla al Teatro delle Celebrazioni, il primo dell'anno. Parliamo di una cosa importante: questi sono manichini, sono un po' marionette, c'è un po' il futurismo, forse c'è Oscar Schlemmer, sono tutte le avanguardie, sono di grande originalità. Tu che interpretazione daresti a queste tue opere? Beh, diciamo che io ultimamente qui recupero questi arlecchini, io li chiamo un po' arlecchini, pinocchi, perché in alcuni, qui ancora non sono evidenti, però in alcuni spunta un po' il naso di Pinocchio, e sono figure fra virgolette retoriche, quindi c'è un po' tutta la storia dell'arte, e ci sono dalle Tre Grazie, c'è certi manichini di De Chirico, alcuni aspetti di Sirone, c'è un po' tutta la storia dell'arte reinterpretata e fra virgolette un po' ironizzata, per cui c'è dentro in una chiave pop. Colore, gioia di vivere, ma anche il ricordo di Lucio Dalla, che oggi c'è stato grazie a Cotellesa, grazie alla Biblos, una lettura recitata con Dante Guaglietta, che è una scoperta. Sì, infatti mi ha piacevolmente colpito l'interpretazione poetica che ha fatto Dante Guaglietta su questi testi di Lucio e di Roversi in particolar modo. Parliamo un po' del tuo percorso, adesso a quali opere stai lavorando? Adesso in questo momento sto un po'... Vuoi svelare qualche segreto? Un po', diciamo, sto lavorando su delle immagini fotografiche e pittoriche nello stesso tempo. Un'amicizia con Cotellesa, cosa pensi del buon Giuliano, anche se l'arte è un po' diversa dalla tua? Beh, Giuliano è una bravissima persona, una persona che abbiamo cominciato a collaborare da circa 2 anni, e che però ci conosciamo da 30 anni, e c'è un rispetto reciproco sul lavoro, e tutte le volte che lui può, che organizza un qualcosa, mi chiama, e tutte le volte che io posso e organizzo qualcosa lo porto su a Bologna. Ecco, c'è un rispetto fra artisti. Grazie, allora Pescara ti ha accolto bene, spero che tu torni a trovarci benissimo, presto. Benissimo, pubblico così non si vede, ecco, in tante occasioni, quindi Pescara ha risposto molto bene con le istituzioni. Per me è un onore e un piacere portare il nome dell'Abruzzo di Pescara in tutta Italia e in tutta Europa.
anche perché le mie opere sono frutto di anni di studio e di una carriera molto intensa e vorticosa. E le forme geometriche sono dovute al mio particolare stile, dovuto allo studio al liceo artistico di Pescara, allievo di Ettore Spalletti, più presente più volte alla Biennale di Venezia e a Documenta Kassel, e Sergio Pacini, anche lui presente alla Biennale di Venezia. Nascono dallo studio delle avanguardie storiche del Novecento, nazionali e internazionali, dal gruppo di Milano attorno alla Galleria del Milione. Il gruppo forma i nuovi la transavanguardia, mixati attraverso una sapiente contaminazione di stili. Lo merita, perché le sue opere sono oggettivamente belle, anche loro suscitano emozioni. Io adoro in particolare la pittura dei colori, amo le sue forme, i suoi colori, e credo che debba avere un riconoscimento anche fuori dai nostri confini, con l'orgoglio di essere un pescarese e un abruzzese. Il filo conduttore è stato un'emozione continua di colori, tanto per gli artisti che hanno esposto le loro opere, per le parole di Lucio Dalla, che questa sera abbiamo apprezzato in maniera particolare, recitate da Dante Quaglietta in maniera superba, per la musica dell'amico Claudio. Insomma, un assieme di espressioni culturali fatte in un posto bellissimo come l'Aurum di Pescara, in una città bellissima come la nostra Pescara. E allora concludo dicendo che è stata davvero una sera bella, piena di emozioni, nel ricordo di un grande artista e anche nello sviluppo dei futuri artisti pescaresi e non solo pescaresi che ci hanno onorato con la loro presenza questa sera. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. E sembri una farfalla, e con quanto sentimento blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura, non andar lontano, puoi volarmi nella mano. L'Aurum ha avuto un bel percorso, adesso siamo alla fine della consigliatura. Qual è l'eredità che viene lasciata ai cittadini? L'eredità è che ormai Aurum è diventata un'istituzione. Ormai è nel DNA di tutti i cittadini sanno che venendo ad Aurum possono vedere, possono ascoltare, perché Aurum è anche attività di concerti e possono comunque avere un contatto diretto con l'arte in tutte le sue forme. Insomma, oggi come oggi Aurum è una sorta di Colosseo d'Abruzzo nel quale vi è produzione, vi è esibizione di forme artistiche ed Aurum diventa di fatto un punto di riferimento anche di carattere nazionale. Anche questo era un obiettivo che avevamo perseguito ed è un obiettivo che abbiamo centrato e abbiamo raggiunto in maniera davvero clamorosa. Il settore della cultura che purtroppo in Italia, in maniera miope, in maniera poco lungimirante, viene trascurato da molte amministrazioni. Sarebbe stato auspicabile in questi anni rivolgere maggiore attenzione all'aspetto culturale. Due artisti a tutto tondo e poi veramente una sottolineatura particolare a Edizioni Biblos per l'organizzazione. Dante Quaglietta, un nostro poeta che ha saputo interpretare veramente alla grande il ruolo non solo di presentatore ma anche di istrione, diciamo, della serata. Per quanto riguarda poi l'artista Giuliano Cotellessa, io credo, insomma, che Giuliano Cotellessa parli da sé. La seconda mostra che fa qui all'Aurum nel giro di pochi anni, e devo dire che si inserisce questa mostra nella idea comunque di grandissima valorizzazione del patrimonio nostro di artisti che veramente meritano di essere supportati per tutto il loro percorso artistico, non solo qui ma anche ovviamente fuori e anche oltre confine. Quindi ritengo che sia stata veramente un'idea molto, molto importante, un'idea geniale che ha portato effettivamente tantissime persone a visitarla. Continua a piovere. Da quando non ci sei tu, nuvole che crescono dove riposa il sole e mi impediscono di vedere cosa succederà domani. Un domani senza il profumo del tuo amore.
che come un girasole di pregnante giallo hai fiorito la mia anima, hai dato un senso al quotidiano vivere. Terra di arcobaleni, città di nuvole, corrono basse, raccontano una storia. Tu, stella mattutina, fragrante, land of rainbows, city of clouds, the clouds flow by. And tell a story, you morning star fragrant. Sono qui, sempre qui, solo qui ad aspettare il sapore delle tue labbra da amare. Sono qui, sempre qui, solo qui ad aspettare il profumo inebriante del tuo amore. Sono qui, sempre qui, solo qui ad aspettare. Sono qui, sempre qui, solo qui ad aspettare. Ma è una bellissima esperienza, il Miniaturilli con Edizioni Biblos hanno organizzato una cosa nuova, arte e cultura, musica, il ricordo di Lucio Dalla, è stata davvero una serata magnifica. Dante Guaglietta che ha recitato i testi delle canzoni di Lucio Dalla con la musica dell'artista bolognese. Io credo che sia stata una bellissima occasione, le opere di Giuliano Cotellessa, è stato un mix veramente interessante, sono lieto davvero di aver dato il patrocinio come Presidente del Consiglio regionale a questo evento. Pescara e l'Abruzzo hanno bisogno di manifestazioni culturali di questo tipo, è stata davvero una circostanza molto bella partecipare qui oggi all'Exaurum in questo contesto così gradevole, così piacevole, ad un'occasione, una kermesse artistica davvero bella e piacevole. D'altro canto le tante persone che hanno partecipato hanno dimostrato di aver gradito e apprezzato questa bella serata. Guido nel mare luci e tira forte il vento su una vecchia torrente davanti a un golfo di sorriso. Abbraccio una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene. In mezzo al mare penso le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il drone della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima. È un estratista che rielabora i concetti dell'estratismo di una volta, comunque in forma, diciamo così, è diversa, diversificata, c'è qualcosa di nuovo, di innovativo. L'importante è che faccia la ricerca. Per quanto concerne Santoli, che è un figurativo, è un pittore di particolare estrosità. Le sue figure non sono tradizionali, ma uno sviluppo della figurazione tradizionale. Per esempio, i fondali sono tutti neutri, bianchi. Così le immagini risaltano maggiormente, i sviluppi sempre più dinamici. È bellissima questa mostra, anche complimenti per tutti, anche grazie a Elminia. Anche, sì, anche Giuliano, anche Leonardo, tutti, questi due maestri, bravissimi.